Buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi. Mi raccomando a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono TheConk94, oggi siamo tornati su questo vlog natalizio. È passato già un anno dall'ultimo video che ho fatto nel quale io vi auguravo buon Natale. Bene, facciamo un piccolo resoconto, diciamo, su tutto quello che è successo quest'anno. Prima di tutto io vi voglio ringraziare per tutti coloro che in quest'anno hanno guardato i miei video, che hanno commentato, hanno messo mi piace, perché per me vedere una persona che piace i video che faccio, perché sono video che faccio io, che edito io, che li carico io, cioè faccio praticamente tutto io, per me è una grandissima soddisfazione vedere quando c'è della gente che apprezza, diciamo, tutto il lavoro che ho fatto. Ci sono certi momenti in cui magari non ho pubblicato video, altri invece che ne ho pubblicati più spesso, perché in base a quello che ho da fare, però voglio ringraziare principalmente tutti quelli che hanno sostenuto il canale grazie ai loro commenti e mi piace che hanno messo sotto i miei video. Che cosa è successo quest'anno? Quest'anno abbiamo totalizzato un bel po' di traguardi, siamo riusciti a superare i 90 iscritti al canale, quindi ringrazio tutti coloro che si sono iscritti e non preoccupatevi che l'anno prossimo ci saranno anche delle novità interessanti, speriamo, perché così almeno porteremo anche qualcos'altro di nuovo. E visto che stiamo anche in tema su League of Legends, quest'anno abbiamo raggiunto un grande traguardo che sono riuscito a diventare platino. Se avessi saputo che sarei diventato platino, io non ci avrei creduto, perché l'anno scorso sono riuscito a diventare ok silver ed ero arrivato massimo silver 3, silver 2 durante la pre-season e cose eccetera. Invece quest'anno io pensavo di arrivare gold e poi magari restare lì tranquillo, cioè nel senso che adesso stiamo lì, vediamo, ci miglioriamo, perdiamo una serie tipo di 7-8 lustreak, proprio quello che di solito c'è sempre. Però sono riuscito, ad un certo punto mi sono detto, ero arrivato oro 3 e dopo ho detto, ma scusa, ma come mai io non riesco a salire? Quindi allora ho detto, ho fatto partite, partite, ho fatto gol 2, poi magari perdevo le vincevo, poi sono arrivato gol 1 anche lì c'era un principio in cui sono sceso gol 2, poi ho detto, no, guarda, io adesso non so, mi fermo, faccio un altro account in cui faccio altre cose, così eccetera, invece ho detto, no, io voglio vedere se riesco ad arrivarci. Infatti ho fatto gol 2, la promo. Gol 1, ho vinto le partite, ho vinto 1, 2, 3, 4 partite fino ad arrivare la promo per il platino. Allora io mi sono detto, qua adesso, che vi faccio che sono anche sul canale, quella della promo del platino, dove abbiamo giocato totalmente Mastery, che proprio lì ho fatto anche una pentakill, ragazzi, proprio una cosa, è stata una delle partite più belle che abbia mai giocato sul platino, proprio la promo per il platino. Cioè ho giocato una prima partita dove l'ho persa. E poi le altre tre partite che invece le ho vinte consecutivamente, cioè alcune partite le ho vinte, diciamo, possiamo dire che ho trovato delle squadre che erano veramente brave, dei giocatori veramente bravi, e da lì sono riuscito finalmente a diventare platino. Io vorrei ringraziare tutti quegli streamer, quegli youtuber che mi hanno aiutato in questa, diciamo, scalata, perché vedendo i loro video, ascoltando i loro consigli e cose eccetera, sono riuscito ad diventare platino, cioè vorrei ringraziare tantissimo, tipo ad esempio c'è Fogged, che lui è un rank 1 Tryndamere, poi c'è NightBlue, che lui è un bravissimo jungler, poi c'è, vabbè, BunnyFuFu, Kyrenis, che lui mi piace tantissimo perché lui mi ha insegnato tanto come, cioè, in che senso? Cioè, lui mi ha insegnato che LOL lo devi prendere più sul ridere, più sul troll, più sul ridere, possiamo dire, che devi star lì spensierato, devi star lì proprio a, che poi è diventato anche diamante. Mamma mia, che sei diventato diamante. Come per dire, ragazzi, se sono diventato diamante, se sono diventato io diamante, perché non lo potete essere anche voi? E questo, diciamo, che mi ha spronato di più. E così, chissà, forse l'anno prossimo. Ma chi può saperlo? Chi può saperlo? Perché Cocane, per me, adesso vedremo un po', perché anche lui dice, quando sei arrivato a un certo punto, devi sempre puntare più in alto. Infatti è quello che voglio cercare di fare anch'io. Quindi mi sa che sono già dilungato un po' troppo. Dipende da quando pubblicherò questo video. Ieri o l'altro ieri ho pubblicato un video horror
su Mr. Ops Playhouse, dove ho messo la prima parte del video. Tra poco uscirà la seconda parte, quindi ragazzi, preparatevi perché succederà qualcosa di veramente epico, proprio lo ci sarà anche nel video. Questo qua è un video corto che non ho voluto editare perché è per augurarvi a tutti voi un buon Natale e un felice anno nuovo, perché voglio farlo in maniera molto semplice, come facevo all'inizio del canale, e quindi voglio portarvi qualcosa di veramente genuino e di interessante. Quindi io spero che anche per voi quest'anno sia stato un anno di grandi traguardi, ci saranno state anche delle delusioni, ma la vita è fatta per questo, perché se non ci fossero degli ostacoli la vita non sarebbe vissuta e dobbiamo essere noi capaci di poter affrontare questi ostacoli ed andare oltre il muro per cercare sempre di migliorarci ed diventare più, come si può dire, più uomini, più donne, più responsabili. È questo che ci insegna la vita. Quindi, questo era un piccolo video per augurarvi buon Natale e felice anno nuovo, l'avrò detto almeno 3 o 4 volte nel corso del video. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'anno prossimo sia un anno molto prospero e molto salutare per tutti voi che stanno guardando questo video. Quindi io sono contento per tutte quelle persone che hanno guardato i miei video, anche per tutte le altre cose, perché l'hanno visto e l'hanno guardate. Spero che magari l'anno prossimo riusciamo a diventare qualcosa di più grande, di più proprio di qualcosa di spaventoso, proprio veramente emozionale. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questo genere, se volete andare a vedere altri video, basta che iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e un commento qua sotto. Potete passare tranquillamente nei miei profili social che trovate qua sotto nella descrizione. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Buon Natale e felice anno nuovo! Bella ragazzi!